Oggi vi parlo di un bellissimo prodotto che ho testato nel corso dell'ultimo anno e ho avuto modo di sia consigliarlo a diverse persone, sia di suonarlo qua nel mio studio, sia di provarlo in studio di registrazione. Quindi il road test è stato ben ampio ed è per questo che gli ho affibbiato questo nomignolo, l'Acrolite di legno. Sto parlando del Canopus Yaiba. Ci sono due versioni che andremo a sentire in questo video, Maple and Birch, acero e betulla, con due diverse dimensioni, 14x5,5 e 14x6,5. Partiamo dal primo rullante, qualche breve caratteristica tecnica, fusto in acero 14x5,5, 6 strati, cerchi tripla flangia 2,3 mm e 8 tiranti. La cordiera è una Canopus Vintage Dry. Ed è un loro cavallo di battaglia, sono molto famosi come ditta per costruire le cordiere. Ne ho parlato anche in questo video riguardante proprio le cordiere, perché è l'accessorio che ci differenzia il suono del rullante da quello di un tom. Sembra stupido dirlo, però in realtà è la realtà dei fatti, ma spesso viene ignorata questa cosa. Scelta della cordiera molto importante. Andiamocelo a sentire, suonato pianissimo e leggero, perché questo non è un rullante fatto per sparare con la bacchetta 2B da quassù, no, per quella roba lì c'è un'altra scelta. Questo è un rullante abbastanza morbido, a cui piacciono le accordature basse, è molto controllato di suo perché in tutti i test che sentirete io ho utilizzato un terzo di Mungel sul rullante, sulla pelle battente, basta, nient'altro. Ed è un rullante molto morbido, molto caldo, controllato. Quindi lo sentiamo con la prima coratura molto bassa, senza sordine, senza tovaglioli come normalmente si va ad utilizzare su certi rullanti con la coratura così bassa. E a lui piace tanto. Morbido, caldo, non è aggressivo. Ovviamente ho utilizzato un playing abbastanza tranquillo, atto a far uscire questo genere di suono. Ovviamente molto molto importante, il batterista è sempre la prima cosa da guardare, lo dico sempre. Suonare forte a certe accordature poi porta via con sé tanti overtones e tante altre cose, anche se lui, come detto, ne ha pochi già di suo. Ed è un rullante a cui piacciono le accordature basse, non è fatto per essere tirato, non dà il meglio in quel range di accordatura. Ma sentiamo subito la seconda accordatura, che è una medio-bassa, dove certi rullanti andrebbero veramente impazzirebbero con 2000 overtones, mentre invece lui rimane pulito, morbido. Sentiamolo. Andiamo con l'ultimo sound file per questo bellissimo rullante ed è una coratura alta. Alta per lui perché, essendo la pelle battente in re, nota che utilizzo spesso anche sul video sul setup del rullante che trovate qua su YouTube, sul mio corso d'accordatura è una nota a cui faccio riferimento sulla pelle battente. Per lui è alta, ma per un rullante diciamo normale, 10 tiranti standard, è una coratura media, medio alta. Insomma, ecco, anche se sapete, se conoscete il mio corso, la maniera in cui mi muovo, noti, intervalli, frequenze, dire medio non vuol dire nulla, perché il mio medio non è il tuo medio. Ma vabbè, per capirci, nell'ideale collettivo si usa così. E qua veramente la pelle, anche a livello meccanico, non va più giù, è tiratissima.
farà fatica ad alzarsi di un tono, credo sia impossibile. Poi cosa succede? Si strozza, non suona più, risuona molto 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 piccolo. Quindi la costruzione di questo rullante, ossia fusto in acero sottile da 6 strati, non so che tipo di acero sia stato utilizzato, 8 tiranti, e questo tipo di costruzione fa sì che lo strumento dia il suo meglio ad accorature un pochettino più basse, a tensioni un po' più basse della pelle, perché a livello meccanico lui non resiste a tensioni più alte. Medesima cosa succede per esempio con i rullanti in alluminio. Ci sono tantissimi cloni dei Ludwig, quindi bordo frangiato, fusto sottile in alluminio, bead al centro. Certi brand non riescono a sopportare tensioni elevate a causa o grazie alla loro costruzione, vediamolo come un pregio, come un difetto, e quindi non riescono ad arrivare già, per esempio, con queste corature qua, sono più simili a questo rullante, con queste corrature non ce la fanno, che non è nulla di che, e questo rullante suona da paura con queste corature, come andremo a sentire fra qualche secondo. Però questo per dire che ogni costruzione, ogni rullante ha il suo limite, e anche se andiamo a prendere un altro fusto con delle altre magari meccaniche, costruito con degli altri modi di fare, c'è caso che tenga più fra virgolette botta ad una corratura alta, però magari non dia il meglio di sé nella corratura bassa. Dipende che cosa volete e che cosa vi serve. Questo rullante, per quello che ho avuto modo di vedere nell'ultimo anno, fa questo, dà il suo meglio in questo determinato tuning range, da qua in giù. Suona veramente da paura, non è aggressivo, è un rullante morbido, quindi anche grazie alla cordiera sotto i microfoni non è qualcosa che spara troppo, è uno standard, per questo ho coniato il nomignolo di Acrolite di legno. Ho tutti i ranti e ha questo suono abbastanza caldo. Ma visto che l'ho denominato l'Acrolite di legno, andiamolo a sentire un Acrolite vero del 72. Ovviamente non è una comparazione anche in questo caso, perché sono due rullanti completamente diversi, ma potete sentire delle similitudini nel sound e quello che io ho sentito anche nel feeling, quindi si tratta di due rullanti abbastanza morbidi. Vai! Ma andiamo adesso con il fratello maggiore, 6,5 in betulla. Stessa cosa, le caratteristiche sono le medesime. Ovviamente essendoci più profondità sarà un pochettino più panciuto, un po' più ciccio. Però in betulla, cosa succede? Qua dovrò fare un video fra le varie differenze acero-betulla, perché sui vari forum e su internet c'è un casino pazzesco. Suona di meno, suona più controllato. No, è solamente che ha un range di frequenze differente. Ho fatto dei test negli anni con due tamburi identici, stessa marchia, stesso marchio, stesso tutto, che al momento non ho disponibile, però appena ce l'avrò, e poi su internet è difficile capire tramite un sound file, per questo organizzo le Drum Studio Masterclass e dovete partecipare, perché è qualcosa che veramente vi cambia la percezione sonora dello strumento e uscite con tante idee, tanti concetti che vanno a rompersi, tanti preconcetti soprattutto. 13, 14, 15 maggio sul mio sito sezione Masterclass. Ormai avete capito il mood di questo strumento, andiamo avanti a ruota libera con una coratura, chiamiamola media, per lui. È veramente molto 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 bello.
veramente fantastico. Sto pensando quasi di tenermi questo perché suona veramente da Dio. Fra l'altro questo no, non è un video sponsorizzato, non mi danno i soldi per dire queste cose, semplicemente che è un prodotto che funziona, tutto qua. E quando un prodotto funziona, ho modo di testarlo, ve ne parlo, altrimenti no. Andiamo con l'ultima accoratura, poi c'è anche un bonus, state qua perché è molto molto interessante. Vai, sempre accoratura come il rullante da 5,5 in acero che abbiamo sentito prima, quindi su un re sulla pelle battente. Stessa cosa, anche lui è bello tirato ed ha veramente un suono morbido, non aggressivo, insomma avete capito. Siccome il nostro rack funziona sempre e solo per comparazione, adesso andiamo a sentire un rullante che è veramente fatto per essere aggressivo. Quindi andiamo a sentire il mio Tama Bell Brass Lars Ulrich, al quale ho sostituito i cerchi, cioè ho sempre di tripla flange esattamente come sul Canopus, a 10 tiranti e il fusto in bronzo fuso. Non è una comparazione, non vuole essere una gara, assolutamente non esiste, è inutile paragonare, fare queste cose, il migliore, non esiste il migliore. Esiste il migliore per la situazione, per il batterista, insomma, per il disco, per quello che si deve fare. Quindi, siccome il nostro rack funziona per comparazione, adesso avete, oggi, in questa occasione, in questo video, un metro di misura fra un rullante un po' più caldo, sempre moderno, ed un rullante invece aggressivo, che è quello, e riuscite a fare una comparazione seduta stante, quindi avere due metri di misura fra una cosa un po' più standard, più morbida, una cosa che è veramente invece aggressiva, è fatta per essere aggressiva. Vai! Che dire, veramente, tantissimi complimenti ai ragazzi di Canopus in Giappone, tutto made in Japan. E in questo caso le conclusioni, come sempre, non sono qual è il migliore, come ho detto poco fa, perché non esiste questa cosa ed è stupido anche pensarlo, ma qui riusciamo a capire come un semplicissimo fusto in acero costruito bene, dove si vede proprio fra gli strati che è pressato in una certa maniera, fusto è costruito bene, è importante, riesca ad essere diverso magari da un altro rullante, dove spesso si va a pensare ma è un fusto in acero sottile, è la solita roba. Ma in realtà ogni strumento ha un'anima, potrà essere troppo romantico per voi, ma questa è la realtà dei fatti. Quando lo andiamo a suonare ci dà un certo feeling e una certa sonorità sotto i microfoni. Bellissimo strumento, sono veramente molto molto contento. Noi come sempre ci vediamo alla prossima.